In quel tempo si avvicinarono a Gesù i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: «Costui riceve i peccatori e mangia con loro». Allora egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta». E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolte le sue cose e partì per un paese lontano, e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una grande carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrubbe che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni». Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro. Gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: «È tornato tuo fratello, e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni, e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute, è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. In nessun'altra pagina del Vangelo Gesù delinea il volto del Padre, il volto della misericordia, e si fa comprendere chi è Dio. La parabola del figlio prodigo è la pagina più commovente del Vangelo, quella che ci svela il cuore del Signore,
ci dà il vero volto di Dio contro le contraffazioni che noi facciamo dell'augusta figura di Dio, che è nostro Padre. Ma è anche un fortissimo richiamo a noi per fare la gioia di Dio. È un grande richiamo per noi per ritornare a Lui che ci aspetta, perché la sua gioia si è estesa a noi e noi possiamo abitare con Lui, noi che siamo stati fatti per Lui. Questa parabola tante volte l'avete ascoltata, tante volte è stata commentata, tante volte è stata presentata in diverse maniere. Qui a noi interessa non tanto presentare la parabola, quanto fissare lo sguardo sul cuore di Dio, sul cuore di questo Padre che cerca l'uomo. Lo cerca quando egli cammina per le strade sbagliate, perché gli appartiene. Questo Padre che ha mandato il suo Figlio unigenito per cercare l'uomo sulla terra e riportarlo a Lui. A riabbracciare il Padre, non prende coscienza di essere figlio di Dio, non prende coscienza che la sua felicità è soltanto alla mensa del Padre, nella casa del Padre. La liturgia è preparata già dalla prima lettura e poi dal salmo responsoriale che abbiamo cantato. Ecco, il profeta Michea ci dice: quale Dio è come te che togli l'iniquità e perdoni il peccato alla tua eredità, che non servi ira ma ti compiace di usare misericordia? E poi l'invocazione, la speranza, il grido rivolto al popolo: egli tornerà ad aver pietà di noi, egli calpesterà le nostre colpe. E poi di nuovo a Dio: tuo Signore getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, tu conserverai il tuo amore al tuo popolo come ai tempi antichi. Ecco il profeta che annuncia il trionfo della misericordia di Dio. È il bellissimo salmo responsoriale che tante volte noi ascoltiamo distratti, ma che ci immerge nella contemplazione del volto del Signore, del cuore del Signore. Benedici il Signore, anima mia. Egli perdona tutte le tue colpe. Egli guarisce tutte le tue malattie, egli ti salva dalla fossa, egli ti corona di grazia e di misericordia, egli non continua a contestare, egli non ci mostra il suo sdegno, ma mostra il suo vero volto, egli non ci ripaga secondo le nostre colpe e le nostre iniquità, ma egli fa trionfare il suo amore su di noi e si dimentica le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe, perché egli è il Dio della misericordia e vuole mostrare il suo vero volto, vuole il trionfo del suo amore sull'iniquità, l'indifferenza degli uomini. Fratelli e sorelle, davanti a questo Padre così buono e misericordioso, pieghiamo le ginocchia,
e diciamo: Padre, ho peccato, mi alzerò e andrò di mio padre. Tutti abbiamo errato, tutti abbiamo peccato, tutti abbiamo dilapidato i beni del Signore, abbiamo abusato della bontà del Signore che ci ha lasciato libertà di agire. Abbiamo noi chiesto al Signore di lasciarci liberi, di usare dei suoi beni, e Lui con cuore così addolorato ci ha dato libertà di agire, perché rispetta la nostra libertà, ma confida, confida in quell'amore che Egli ha posto dentro di noi, in ciascuno di noi. Egli ha fiducia all'uomo, per questo lo lascia libero, libero anche di peccare, perché Egli conosce che in fondo al cuore dell'uomo c'è sempre una punta in ascolto, c'è sempre un apparecchio, un internet che coglie il grido di lui e procura questo ascolto, il ritorno a lui. Fratelli e sorelle, questa mattina il Signore ci fa sentire il suo grido, ci mette davanti ai nostri occhi le nostre aberrazioni, piccole o grandi che siano, perché ci siamo allontanati da Lui, abbiamo fatto di testa nostra, abbiamo abusato dei Suoi beni, abbiamo abusato della nostra libertà, abbiamo resistito alla Sua grazia, ci siamo scordati di Lui, abbiamo fatto le cose nostre e ci siamo procurati una grande miseria, perché le cose nostre non procurano gioia all'uomo. L'uomo è fatto per cose molto più grandi di lui. L'uomo è fatto per Dio. E quando non raggiunge Dio e si abbassa le cose della terra, il suo cuore geme. Anche quando sembra che goda, anche quando sembra che è libero di fare quello che vuole, nel fondo del cuore resta il vuoto. È il vuoto di Dio, è il vuoto della casa del Padre, è il vuoto in cui egli ritrova la sua vita, perché questo, quando questo vuoto sarà ricolmato, egli ritroverà la pace con se stesso, la pace con Dio suo Padre. Fratelli e sorelle, io vorrei questa mattina che noi tutti sentissimo il vuoto. A che cosa ci sono giovate tutte le nostre libertà? Dove siamo arrivati nella conquista della felicità? Un pugno di mosche nelle nostre mani, tutte le nostre libertà, tutte le nostre licenze, tutte le nostre evasioni non ci hanno procurato felicità, illusione soltanto. E dentro il nostro cuore è rimasto il vuoto della casa del Padre, il vuoto del volto di nostro Padre, il vuoto di Dio. Ma adesso il Signore ci fa sentire la sua voce. Oggi il Signore ci chiama attraverso questa parabola e ci assicura la sua felicità quando noi ritorniamo a Lui. Non ci tratta burberamente come un padre offeso. Egli ci viene incontro. È un Dio che esce incontro all'uomo, che cerca l'uomo, perché l'uomo è suo, porta il suo fiato, il suo respiro, è uscito dal suo cuore l'uomo, è fatto di immagine e somiglianza di lui, ha la somiglianza di lui, ogni uomo è in fondo un po' di lui e lui non vuol perdere niente del suo, ed è per questo che ci cerca e ci aspetta, e non vede l'ora quando noi, compresi della nostra miseria e ascoltando la voce del richiamo, la voce della grazia, pieghiamo le ginocchia e diciamo: andrò da Padre mio, andrò dal Padre mio, ritornerò a Lui, perché in Lui io trovo il mio bene.
Fratelli e sorelle, sentiamo il richiamo di Dio, dal più piccolo al più grande. Sentiamo il richiamo del cuore di Cristo, figlio di Dio, che ci fa sentire la voce angosciante di suo Padre, che ci dice: io misericordia voglio, non sacrificio, di questo Dio che viene a stare con i peccatori. Poteva stare con le verginelle, poteva stare con gli uomini onesti, con gli uomini santi, con gli anacoreti, con gli eremiti che meditavano la parola di Dio. Poteva stare nelle sinagoghe, poteva stare nel tempio lì a bere le preghiere che i fedeli facevano a Dio, a cullarsi di Dio suo Padre. No, Gesù esce fuori come suo Padre, come il padre della parabola, esce fuori. E dove va? Dai peccatori, dalle prostitute, che rappresentano gli ultimi estremi limiti dell'aberrazione umana. Va verso gli uomini, mangia con loro, sta con loro, con lo scandalo dei farisei e degli scribi, che attraverso le scritture hanno falsato il volto di Dio, non conoscono il cuore di Dio, sono nell'ignoranza di Dio, essi che credono di conoscere Dio e di farlo conoscere agli altri. E si dicono: costui riceve i peccatori, mangia con loro. E Gesù che esce oggi, anche oggi, perché la liturgia attua il momento della salvezza, mangia con noi i peccatori, mangerà con noi i peccatori, ci darà a mangiare il suo corpo e il suo sangue. Il padre dà a mangiare alla sua mensa, al figlio il prodigo che fa festa. Gesù mangia con i peccatori e fa festa. E Gesù continua a far festa, dandoci se stesso a mangiare l'agnello immolato, quello preparato dal padre perché noi mangiassimo a sazietà e facessimo festa. Ecco questo Dio che esce. Andiamo incontro a Lui, fratelli e sorelle, muoviamoci dai nostri posti, dalla nostra indifferenza, sentiamo questo amore vivo, ardente del Padre, questo amore vivo e ardente del Figlio, sentiamo questo amore, usciamo dalla nostra indifferenza, arrendiamoci a Dio. In questo momento è il momento della salvezza, è il momento dell'incontro con Dio nostro Padre, in Cristo Gesù, Figlio del Padre che è venuto a cercarci. L'abbraccio del Padre con il figlio prodigo, la mensa che viene imbandita, la festa che viene fatta, l'anello al dito, il lavacro, proprio il bagno, le vesti candide pure e profumate, la tiara sulla fronte del figlio e i suonatori, le danzatrici, tutte sono immagini per dire la gioia di Dio, la festa di Dio, quando un uomo ritorna a Lui, quando un lembo di Lui ritorna a Lui ed egli riconosce in quel lembo che si era allontanato qualche cosa di se stesso, sente rientrare in se stesso quello che è suo. Fratelli e sorelle, è giorno di festa oggi, ma la festa deve essere preceduta dal ritorno, dall'ascolto della parola di Dio, dal proposito che emette il figlio prodigo: ritornerò da mio padre. Dobbiamo ritornare a Dio nostro padre. Non si allontana più il figlio prodigo, stette nella casa del padre, stette per sempre. Dopo la tua aberrazione, torniamo a Dio. Ecco la parola del Vangelo, ecco l'invito che oggi ci viene dall'alto. Torniamo a Dio, perché il nostro Dio è un Dio misericordioso, e facciamo festa. Facciamo festa, perché il Padre che fa festa. Lasciamo che Dio faccia festa con noi. Lasciamo che Dio ci purifichi attraverso la confessione dei nostri peccati,
ci lavi delle nostre colpe. Lasciamoci vestire da Dio del vestito bello della grazia. Lasciamo che Lui ci metta all'anulare, o come si usava al tempo antico, nel pollice, l'anello con cui si identificavano i documenti, l'anello regale. Dio riconsegna al figlio prodigo tutte le sue facoltà che aveva prima, perché noi tutti apparteniamo a Lui. Fratelli e sorelle, chiunque di noi è peccatore, più o meno grande, tutti noi siamo peccatori davanti a Dio, e il buon Dio ci chiama tutti questa mattina a far festa, dopo averci lavato col dolore dei nostri peccati, dopo esserci postrati davanti a Lui, dopo aver ricevuto il suo abbraccio. Noi ci siederemo a mensa oggi con Lui e faremo festa. Il fratello maggiore rafforza quanto dice la parabola. La figura del fratello maggiore ci vuole inculcare che l'amore di Dio è più grande di qualsiasi considerazione umana. Il fratello maggiore era stato fedele a Dio, però non aveva l'amore che è il Dio per le sue creature. Era soddisfatto di se stesso e del suo lavoro. E Dio gli dà una lezione. Questo tuo fratello era perduto, e Dio l'ho riavuto, e per questo io gioisco e faccio festa. E anche tu devi fare festa con me, perché tuo fratello è tornato. È la festa universale, la festa della gioia, la festa del trionfo, della misericordia di Dio, della fratellanza tra di noi, nell'amore tra di noi. Adesso tutti siamo uguali, tutti siamo figli di Dio, tutti siamo alla mensa del Padre, e il Padre gode. Fratelli e sorelle, sentiamo questo momento, è il momento di Dio ed è il momento nostro. E restiamo nella casa del Padre, siediamo tutti alla mensa del Signore e facciamo festa gli uni per gli altri, perché il Signore ci ha fatto sentire il suo richiamo. Tutti siamo ritornati a Lui, e tutti a momenti siederemo attorno a Lui e con Lui canteremo la nostra gioia e la sua gioia, canteremo la nostra felicità e la sua felicità. Noi saremo il popolo nuovo che marcerà alla guida, con la guida di Cristo, verso quella patria celeste, dove ci sarà il grande banchetto, il banchetto dell'eternità, dove le porte del cielo si apriranno per tutti quelli che si sono piegati davanti a Dio e hanno sentito il suo richiamo. Le porte del cielo si apriranno, il grande banchetto sarà pronto per noi, e tutti in cielo avremo la gioia, la pace, la felicità senza fine. Amen. Amen. Padre del cielo, Padre d'amore, ecco, ti presentiamo le nostre suppliche. Noi ti chiediamo che la tua parola scenda dentro i cuori di tutti, e che tutti, nessuno escluso, si sente chiamato da te e venga a te. Non ci sia nessuno dei presenti che non creda al tuo amore e non risponda al tuo amore. Padre Santo, ci presentiamo a te tutti come il figlio prodigo, peccatori, abbracciaci. Ma vogliamo in questo momento pregarti che, come hai chiamato noi, chiami tutti gli altri. Come hai risanato noi, risana tutti gli altri. Come ci hai rivestiti, tu con la tua grazia rivesti anche tutti gli altri. Padre Santo, questa mattina vogliamo far festa con te. Non c'è nessuno che pianga, nessuno che si ripiega su se stesso, sui propri mali,
ma che tutti possiamo sperimentare la tua misericordia, il tuo amore, la tua liberazione, la tua guarigione. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci. Io sono in mezzo a voi come uno che serve. Signore, tu sei venuto non per essere servito, ma per servire. Tu ci hai dato l'esempio, come io ho fatto, così fate anche voi e sarete i miei discepoli. Ti chiediamo, Signore Gesù, di essere tutti a servizio gli uni degli altri, per compiere il tuo comandamento e tutti insieme di servire il Padre insieme con te. A Lui soltanto si deve onore, gloria e benedizione. O Gesù, insegnaci ancora questa sera a servire, perché chi serve regna, servire te e regnare. Fa che noi entriamo nel tuo regno. Questa sera consola gli afflitti di Sion, consola tutto questo popolo che attende da te una parola di conforto. Ecco, io sono con voi fino alla consumazione del mondo. Tu sei con noi, cammini con noi, non ci lasci mai soli, non mi lascerò più orfani. Ecco, vi ho dato il mio spirito che è dentro di voi, egli prende di me e ve lo comunica. Egli è con voi e vi conduce. Non sarete mai soli, io sono con voi mediante il mio spirito. Signore, ti ringraziamo di questa parola di consolazione che tu ci dai. Il cristiano non si può sentire mai solo. Chi crede non è mai solo. Noi abbiamo te, con te abbiamo il tuo spirito, con te abbiamo il Padre, con te abbiamo il cielo e la terra, perché siamo parte di un tutto. Non siamo più soli, siamo viventi in te e di te. Ed è per questo che ti ringraziamo e ti benediciamo. Ma ti preghiamo, Signore Gesù, di guarire tutti i nostri malati. Quanti ammalati, Signore, in mezzo a noi. Quanta pena portiamo nel cuore per i malati che abbiamo in casa. Parenti, genitori, figli, padre, madre. La malattia è entrata nelle nostre case. Signore Gesù, guarisci tutti i malati. Io sono colui che guarisco tutte le tue malattie. E liberaci, Signore, da tutte le forze del male che girano attorno a noi, che cercano di allontanarci da te. Liberaci dalle insidie del maligno, che ci stiga al peccato, ci mette il subbuglio dentro di noi. Stimola ricordi, sentimenti, rancore, ci mette gli uni contro gli altri. Signore Gesù, tu che sei la pace, porta la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nei nostri gruppi. Dona come dono tuo, questa mattina, la pace a questo luogo. E adesso Gesù, noi ti porteremo in processione. Guardaci tutti, guardaci uno per uno e da ciascuno quello che gli chiede nel tuo spirito. Cristo si è addossato le nostre malattie, ha portato su di sé le nostre infermità. Benedetto
santissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Venerdì 1 marzo noi faremo l'adorazione al Santissimo verso le ore 16. Poi gli altri venerdì, come al solito, proseguiremo nelle mistagogie, che avranno un sapore particolare perché ci accostiamo proprio alla Pasqua. È una bella serata quella del venerdì, nell'ombra della notte, stare davanti a Gesù e meditare, contemplare così il mistero di Dio attraverso le immagini della Scrittura, e poi concludere con l'adorazione di Gesù in riferimento alla mistagogia che abbiamo celebrato. È una cosa meravigliosa, per cui invito tutti, non questo venerdì, ma gli altri venerdì, a intervenire per la mistagogia del venerdì sera. Dando benediciamo il Signore, ci diamo appuntamento alle 4 di venerdì prossimo, poi al solito sabato mattina come oggi.